Mi chiamo Laura Oliari, sono la caposala del blocco operatorio della centrale di sterilizzazione dell'Istituto Europeo di Oncologia. Lavoro presso questa struttura da 2 anni e mezzo e in questo periodo di tempo è accaduto un fatto estremamente importante per me dal punto di vista professionale, ma credo anche per la struttura dell'OIEO. E cioè la gestione della centrale di sterilizzazione non più in outsourcing, quindi con un'azienda esterna, ma a gestione interna. Quindi noi al 31 dicembre di 2 anni fa siamo passati da una gestione esterna a una gestione interna. Inutile dire che lo sforzo è stato notevole, nel senso che quando si ha all'interno di una struttura la gestione esterna, nessuno può intervenire a modificare procedure che l'azienda che supporta la centrale di sterilizzazione decide. Per esempio, se io notavo che c'era una grossa difficoltà nella composizione di un set chirurgico, dovevo informare la nostra direzione sanitaria, che a sua volta informava l'azienda, che a sua volta informava gli operatori. Io difficilmente potevo intervenire direttamente con gli operatori. Questo per noi stava diventando veramente un grosso problema, cosa un po' strana quando siamo nell'epoca invece dell'outsourcing, per cui tutti cercano di gestire alcuni processi con aziende esterne. Quindi a gennaio, 1º gennaio, nonostante fosse un giorno di festa, noi eravamo qua per fare la riorganizzazione immediata di questa struttura. Devo dire che è stata un'esperienza importantissima per me, anche perché la centrale di sterilizzazione è proprio attinentissima al blocco operatorio, nel senso che sono i nostri fornitori principali, fornitori di sterilità, di strumenti sterili, di gestione dello strumentario magari rotto piuttosto che da rigenerare. E quindi la vivevo proprio come un fatto molto importante. Abbiamo assunto 13 operatori, incrociando tutte le dita che avevamo perché erano operatori che non avevano esperienza in centrale sterilizzazione, ma che avevano fatto un corso di operatori di centrale sterilizzazione. Direi che siamo stati molto fortunati perché sono elementi estremamente bravi nella loro attività, coscienziosi e responsabili, cosa che è un po' difficile trovare da operatori. Di solito sono gli infermieri, i medici, le categorie con un livello anche culturale più alto. E poi ho identificato un'infermiera che lavorava in blocco operatorio, che era una strumentista esperta, come infermiera referente della centrale, in modo che io avessi un responsabile costante. Ecco, io credo molto nella delega. Questo nella gestione del lavoro della caposala è indispensabile. Però delegare non vuol dire allontanare le responsabilità, anzi, il controllo è indispensabile, però vuol dire dare la possibilità agli altri di crescere e poter avere più cose sotto controllo, perché delegando le varie attività tu hai uno sguardo molto più ampio rispetto a se facessi tutto da sola. Quindi la centrale attualmente ha 13 operatori e un'infermiera referente e devo dire che abbiamo steso ex novo perché praticamente non c'erano, abbiamo scoperto un sacco di lacune di questa azienda che noi vivevamo solo come prodotto non ottimale e quindi abbiamo steso tutte le procedure della centrale. I clienti della centrale sono tutti reparti, magari anche per cose ovviamente molto più banali, che non lo so, le garze sterili piuttosto che gli strumenti per medicazione sterili, e anche lì noi abbiamo approntato delle procedure apparentemente rigide. Infatti le nostre colleghe all'inizio, le mie colleghe mi hanno un po' così accusata di rigidità, poi si sono accorte che a volte essere troppo elastiche dà origine all'anarchia più che all'organizzazione.
E quindi ovviamente con tutte le dovute eccezioni di un servizio di questo tipo, perché è giusto che sia così, abbiamo delle regole estremamente rigide sulla consegna, sul ritiro degli strumenti a orari definiti. E poi una cosa molto importante che noi abbiamo inserito, prima non c'era, è un sistema di tracciabilità, quindi noi possiamo fornire al paziente sulla documentazione infermieristica di sala operatoria tutto ciò che è stato utilizzato per il suo intervento, e quindi possiamo risalire al lotto di sterilizzazione, quindi a tutta una serie di informazioni che potrebbero essere utili, per esempio in caso di contestazione. E questo è una cosa estremamente importante che purtroppo non tutti gli ospedali hanno ancora adottato, ma credo che sia indispensabile farlo anche prima di tutto per la tutela del paziente, ma anche per la tutela dell'operatore. Ritengo che effettuare due riunioni importanti l'anno sia sufficiente. Ovviamente, ogni volta che si crea un problema, si fa un incontro urgente o comunque dove vengono coinvolte solo le persone che possono intervenire sulla risoluzione di quel problema, e questo lo si fa ovviamente durante l'anno, ogni volta che c'è la necessità. Mentre le riunioni, diciamo, istituzionali vengono fatte insieme al blocco operatorio, cioè gli operatori della centrale si uniscono al blocco operatorio perché i problemi sono comunque contingenti e abbastanza. Occorre l'esperienza di entrambi i gruppi per la risoluzione, e la struttura dove lavoro, che ritengo sia una struttura che è molto sensibile alle necessità dei lavoratori, ci dà l'opportunità 2 volte l'anno di bloccare l'attività del blocco operatorio, quindi della centrale, per 3 ore, in modo che noi tutti insieme possiamo incontrarci. E questo devo dire che è veramente un bellissimo riconoscimento per coloro che lavorano in questa struttura, insomma.